Così come ogni organizzazione nasce da un pensiero creativo, essa si consolida ed evolve sulla base delle concezioni che la sostengono. Centralità della persona, valorizzazione del talento, orientamento all'autenticità e al benessere costituiscono alcuni dei cardini che hanno favorito l'evoluzione delle imprese negli ultimi anni. Calare questi valori nella realtà quotidiana presuppone l'agire alcune leve fondamentali: la cultura del self-empowerment, i talenti di tutte le persone, la responsabilità manageriale. Agendo efficacemente queste leve, possiamo gestire il cambiamento in atto che ci chiama a fare i conti con organizzazioni non più fondate su pochi leader e alcune persone di talento, ma su molta leadership e i talenti di ciascuna persona. Solo così possiamo superare la vecchia illusione che ci fa dire: sono un leader, quindi scelgo solo persone di talento, verso una nuova responsabilità fondata sull'esplorazione del talento di tutte le persone, condizione necessaria per un autentico esercizio della leadership. Ciò presuppone il superamento dell'idea che gli individui crescano prevalentemente riducendo i propri limiti, verso una convinzione diversa, che gli individui crescano anche, forse soprattutto, finalizzando i propri talenti. Se la progressiva riduzione dei difetti ci fa raggiungere un determinato standard di prestazione, solo il rafforzamento del talento ci può indirizzare verso l'eccellenza. A parità di sforzo, un risultato ben differente. Per promuovere la crescita degli altri, occorre dunque aiutarli ad entrare in contatto con i propri talenti e a finalizzarli. Questo ci porta alla conclusione che diventa oggi imprescindibile non limitarsi a cercare persone di talento, ma impegnarsi nel cercare il talento delle persone. La capacità di esplorare e finalizzare il talento dei collaboratori diventa quindi a tutti gli effetti una competenza manageriale. Competenza che si può sviluppare attraverso percorsi formativi, momenti divulgativi, cicli di coaching. People Talent Management, la nuova competenza per l'eccellenza.